È iniziata la nuova settimana nei mercati del cripto. Bitcoin sono tre giorni, ma due erano weekend, che prova un minimo di rimbalzo. In pratica, giusto, sta riallineando i prezzi a livelli di equilibrio migliori. Non è cambiato assolutamente niente. Analisi tecnica, analisi ciclica e news della settimana in questo Bitcoin Monday, che tra le altre cose è molto importante perché all'interno di questa settimana ci saranno delle news molto impattanti, che sono quelle legate sia al tasso di inflazione degli Stati Uniti sia al tasso di interesse della Banca Centrale Europea, e quindi anche a quello che deciderà, che attenzione, è previsto in forte discesa. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, lancio della moneta, consuetudine da inizio della settimana, anche se in questo su e giù praticamente non ci becca mai. Vabbè, allora, B di Bitcoin, quindi si sale secondo la moneta. Ragazzi, vediamo se riesco a farla vedere, ecco così, probabilmente ha più ragione se faccio così, con la camera si impappina. Allora, ragazzi, un tentativo di ripresa da parte di Bitcoin e a livello ciclico può indicare una cosa, ma al momento questo rialzino che non è impattante è da prendere poco in considerazione, perché al momento ha ancora una finestra ciclica che può andare a completare. Però voglio anche mostrarvi questo grafico oggi, un grafico relativo alla settimana di Bitcoin, per andare a definire quelli che sono i livelli di resistenza e di supporto proprio per la settimana in questione. Tra le altre cose, ragazzi, fatemi sapere se vi piace anche questa logica di andare a vedere ogni lunedì nel Bitcoin Monday quelli che sono i livelli, per esempio, della settimana, che possono essere interessanti per Bitcoin e che potete anche monitorare voi stessi per le vostre strategie, le vostre operazioni di trading. Fatemelo sapere nei commenti scrivendomelo, e ovviamente lasciatemi pollicione. Poi volevo ringraziarvi per l'ultimo video pubblicato venerdì, il video più gettonato e avuto più successo di tutti, di quelli degli ultimi 3 mesi. Sono molto contento, ragazzi, anche perché mi avete lasciato quasi 1000 mi piace, vi è piaciuto tantissimo, mi avete lasciato 80 commenti positivi su quel video. Grazie di cuore, ragazzi. Vi metto comunque il link del video sulla recessione, le possibilità legate alla questione della recessione e i ragionamenti in termini di analisi macroeconomica, ve lo metto qui in descrizione per chi non l'avesse visto. Andiamo subito a vedere il calendario economico per quello che riguarda, ovviamente, ragazzi, non ci smentiamo con i mi piace anche su quello di oggi, in su abbiamo fatto quasi 1000 mi piace, chissà se riusciamo ad arrivare di più, magari in un video dedicato proviamo ad arrivare di nuovo a 1000 mi piace, che l'abbiamo raggiunti veramente in un po' di tempo fa. Allora, analisi di quelli che sono le news della settimana da attendere con il fiato sospeso. Allora, mercoledì 11 settembre, tasso di inflazione di mensile e poi annuale. Attenzione, perché il tasso di inflazione annuale per la prima volta dovrebbe essere atteso al di sotto dell'ultimo minimo del 2,9% che l'aveva era stato, diciamo, l'avevamo avuto nell'ultimo mese, quello di agosto. Quindi è atteso un ribasso del tasso di inflazione al 2,6%, molto importante arrivare sotto al 2, lo ribadisco, ormai ci siamo, insomma i giochi sono fatti. Andiamo a vedere anche le attese per la riunione del FONC della prossima settimana, 9 giorni, ragazzi. Il 18 settembre ci sarà la riunione del FONC, il 71% di possibilità che la Banca Centrale Americana faccia il primo taglio di un quarto di punto percentuale proprio nella riunione del 18 settembre. Alcuni, il 30%, indica anche un ribasso maggiore dello 0,5, quindi di un mezzo punto percentuale e non di un quarto di punto. Questa cosa secondo me è poco realizzabile, ma potrebbe in effetti dipendere proprio dal dato sul tasso di inflazione. Se sarà sensibilmente sotto questo livello previsto del 2,6, quindi ad esempio potremmo avere una rilevazione del tasso di inflazione intorno al 2,4%, allora le probabilità, vedrete, che di questo ribasso, magari taglio anche di 1,05, si alzeranno
fermo restando che non credo che la Banca Centrale Americana possa avere fretta in qualche modo di abbassare i tassi di interesse, perché l'economia va a gonfie vele, l'occupazione ancora è molto alta negli Stati Uniti, quindi non ha nessun senso giocarsi cartucce prima di quello che è necessario. Abbasserà di un quarto di punto perché è il modo più equilibrato di fare questa cosa, ma attenzione la giornata di giovedì 12 settembre, quindi prima giornata importantissima, iper importante, mercoledì 11 settembre, seconda giornata molto importante, giovedì 12 settembre con la conferenza stampa della Banca Centrale Europea, ma soprattutto la decisione sui tassi di interesse che addirittura qui porta in previsione un tasso ribassato di 0,6, che secondo me è un errore, insomma non credo che faranno una cosa del genere, probabilmente ci sarà un ulteriore ribasso dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea intorno al quarto di punto o mezzo punto percentuale, questo sì è possibile. Attenzione perché l'exit strategy dalle politiche restrittive da parte della Banca Centrale Europea è a vantaggio, cioè più veloce rispetto a quello della Federal Reserve, quindi probabilmente loro stanno dettando la strada da seguire, perché in Europa diciamo la questione recessiva è maggiore, la paura della recessione è maggiore rispetto a quella degli Stati Uniti. Fatto questi ragionamenti, direi che a livello tecnico dobbiamo andare a vedere quelle che sono invece le previsioni per l'analisi ciclica della settimana, con la questione, il dilemma sulla chiusura del ciclo mensile di Bitcoin. Ciclo chiuso sì, ciclo chiuso no. Attenzione perché volevo farvi vedere anche un'altra cosetta. Questo livello di minimo in chiusura, cioè quello del 5 di agosto a 54,014 prezzi Bitstamp, con qui 53,955 invece prezzi Bitstamp sempre il venerdì 6 settembre, ha indicato che questo mensile, anche se non in shadow, non sui minimi, in close è ribassista. Questo significa che teoricamente può far parte ancora del precedente ciclo annuale. Lungi da me parlare oggi di questa questione, perché questo ciclo mensile si sta andando a definire da solo, ma la probabilità, secondo me, che questo ciclo mensile attuale, non sappiamo se è chiuso, ora andiamo a vedere, può far parte del precedente annuale è molto alta, secondo me, e io lo considererò tale, perché una chiusura, anche se resterà questa, da qui partiamo a fare un siluro, una chiusura al di sotto della close del 5 di agosto per me è sufficiente per indicarmi che questo ciclo mensile appartiene ancora al precedente annuale. Poi c'è insomma da fare dei ragionamenti, se fa una cosa del genere non è chiaro, ovviamente bisogna sempre cercare di comprendere come agire, cambia poco comunque un ciclo mensile, ne abbiamo parlato diverse volte, però volevo farvi vedere questa peculiarità, particolarità. Un'altra cosa molto importante, la struttura di questo mensile è arrivata a un minimo nella scorsa settimana del 6 di settembre di 32 giorni. Attenzione che la differenza di shadow tra questo minimo e questo minimo è relativamente molto alta, perché qui abbiamo 52.000 circa e qui abbiamo 49.000 circa, quindi ci sono più del 5-6% di differenza fra questi due livelli. Perciò è vero che noi stiamo considerando, vedete qui, il 6% circa di differenza. È vero che io sto considerando questo livello comunque come close, che mi piace di più sui mercati cripto, però è anche vero che qui di spazio, se non chiudiamo l'annuale, per scendere ne ha ancora, ragazzi. Questo ve lo dico, insomma, giusto per tranquillità. Quindi una ripresa dei prezzi da questo punto sancisce una chiusura del ciclo annuale o su questo minimo o su questa chiusura della giornata. Poi lì ci saranno dei conti tecnici da fare, però è l'unico modo per assistere a una ripresa. Se questa cosa non avviene, qui continueremo a scendere anche nel prossimo ciclo mensile. Allora, la questione invece legata a questa struttura di mensile, che ci porta nell'analisi di breve che ci interessa per questa settimana, è che 32 giorni sono sufficienti a chiudere il ciclo mensile di Bitcoin, ma non sono non abbiamo una conferma reale, perché la forma di questa struttura ciclica mensile
mensile sembrerebbe a mo' di struttura un po' ternaria. Ora, la questione che alcuni hanno fatto notare che qui potremmo aver fatto questo ciclo e mancherebbero un ultimo 10 giorni così per chiudere il mensile, cioè fare una specie di doppio minimo. In realtà le forme sono molto variopinte, qui veramente si tratta di leggere le figure nelle nuvolette, perciò andiamo a fare dei ragionamenti non oggettivi, certamente, perché qui si può indicare anche una chiusura già avvenuta con una forma sempre a tre, però fatta in questo modo così. Quindi non mi piace ragionare in questo modo, non c'è oggettività ovviamente, ma abbiamo un problema. Il superamento dei livelli di resistenza, che invece è un dato oggettivo, è troppo distante per darci la conferma della chiusura di questo ciclo mensile. In pratica dovremmo salire al di sopra dei $60,000. Se non si sale al di sopra dei $60,000, questa conferma non potrà avvenire, avverrà quindi probabilmente solo in fase di chiusura di questi 10-8 giorni, che rappresentano a questo punto il vero il vero trade-off tra chiuso il ciclo mensile di Bitcoin, sì, chiuso o non chiuso il ciclo mensile di Bitcoin. Perché se questa struttura in sostanza sarà rialzista, con grande probabilità il ciclo mensile è stato chiuso qui. Se invece non è stato ancora chiuso il mensile, questo è quello che vedremo senza ombra di dubbio. Non c'è altra soluzione, perché qui siamo nelle fasi di scadenza. Solo il raggiungimento di alcuni prezzi, per esempio, mi darebbe un po' di farebbe tirare un po' un sospiro di sollievo. Vi dico francamente, in realtà per questa settimana sarebbe consono assistere ad un leggero down proprio tra oggi e domani, intorno almeno ai 53 qualcosa, sotto i 54, per avere un po' più velleità rialziste. Se invece saliamo e basta e non riusciamo a superare alcuni livelli di resistenza di cui parliamo proprio adesso in quest'altro grafico, che è la prima volta che portiamo questo tipo di analisi nel video del lunedì, ragazzi, a quel punto starei molto più attento che questo rialzino abbia poi le gambe corte e insomma vada a inficiare l'intera settimana poi successivamente. Allora andiamo a vedere il prosieguo della settimana, andiamo a vedere quali sono questi livelli di resistenza a cui fare molta attenzione. Allora, il primo livello di resistenza della settimana è $56,000 e qualcosa. Io qui direi 56,005, che ritengo essere uno dei livelli più importanti in questo momento. Però il successivo, che è quello che è molto importante anche, è a $58,000, quindi molto vicino in pratica alla precedente, che è intorno a questa cifra qui, 57,9, $58,000. Il raggiungimento di questa zona di pricing di Bitcoin all'interno dei prossimi 2-3 giorni sarebbe buona cosa, ma attenzione, perché non scongiurerebbe l'inversione negativa poi verso la fine della settimana. Anzi, sarebbe da fare molta attenzione, perché potremmo in effetti avere poi un capovolgimento di fronte proprio nelle giornate top, che sono quelle di mercoledì e giovedì, quando escono quei dati. Quindi attenzione, se ci troviamo a quel livello, a questi livelli di resistenza proprio prima della giornata di mercoledì o della questione legata all'inflazione, che esce alle 2:30 orario italiano, se siete in Italia. Allora, qui il discorso è molto delicato. Quindi questi sono i due livelli di resistenza, ma non scongiurano in nessun modo la possibilità che poi da mercoledì, giovedì, le cose possano ritornare negative e andare di nuovo a scendere. Mentre per avere una fase dove noi diciamo ok, non abbiamo più velleità ribassista in questa settimana, dobbiamo salire intorno ai $60,000 in questa zona qui, che rappresenta il terzo livello di resistenza e quello definitivo. Però se saliamo intorno a questa zona, $59,000-$60,000, difficilmente poi il mercato tenterà
di scendere successivamente in questa settimana. Sarà tutto rimandato poi alle settimane successive, perché come vi dicevo prima, se non superiamo questo livello qui di 60.003, quindi non andiamo proprio sopra questa zona che sono praticamente quasi ai 61.000 dollari, non possiamo decretare l'inizio del ciclo mensile, e non c'è modo, perché a livello tempistico qui a 32 giorni è sufficiente, ma potrebbe arrivare tranquillamente anche a 41. Qui non abbiamo un'informazione sui tempi ciclici che ci dà un vantaggio, un edge da sfruttare in termini di probabilità. Qui non lo abbiamo, perciò dobbiamo andare a ragionare in termini più di analisi tecnica, perché siamo troppo distanti da questa struttura. Perciò o aspettiamo la chiusura di questo ciclo, che avverrà lunedì prossimo, che se sarà rialzista potrebbe decretare l'inizio appunto del nuovo mensile, oppure dobbiamo fare molta attenzione a questi livelli. Quindi, come vi dicevo, primo livello di resistenza 56 è qualcosa, 56 e 5 circa, poi abbiamo il vero livello, quello impattante, 58 circa, aria sempre, e poi il finale che scongiura invece eventuali ribassi per questa settimana è oltre i 60.000 dollari. A livello ribasso, di ribasso, cosa succede se questi livelli reggeranno? Uno è anche questa zona intorno, diciamo subito dopo, intorno sotto i 58, insomma, per intenderci. Se resisteranno questi livelli, la probabilità che alla fine della settimana Bitcoin tenti un nuovo affondo è molto alta, e il successivo livello di supporto resterà a quel punto intorno ad area 52.000 dollari. Quindi fate molta attenzione a questi che sono i livelli che vi ho detto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa view con dei livelli un pochettino più chiari da tenere a mente, da tenere in considerazione per poterli sfruttare appunto per le vostre operatività. Per oggi è tutto, ragazzi, lasciatemi i pollicioni, ovviamente noi ci rivediamo nel prossimo video e vediamo che combina Bitcoin. Ciao!